Grazie, grazie Presidente. Inizio io perché sarò breve. Non voglio occupare tutti i 14 minuti a disposizione. Ho letto, come penso abbiano fatto tutti i consiglieri, la relazione, ma soprattutto ho seguito quello che è stato fatto in tutto il 2020. Non entrerò io nello specifico di tutto quello che è stato detto, spiegato dal Sindaco e dalla Giunta, eccetera. Perché qualsiasi esame che possiamo fare questa sera, e quindi le valutazioni conseguenti, non possono assolutamente prescindere dall'anno che abbiamo appena superato. Un anno certamente, come è già stato detto, terribile, un anno molto complicato che ha messo dinanzi a noi delle problematiche che nessuno si sarebbe mai aspettato di dover affrontare. Certo, l'anno è iniziato in maniera difficile e le prospettive che si avevano per i mesi successivi certamente erano ricche di incognite e dense di dubbi. Per cui tutto il lavoro che è stato fatto anche da questa amministrazione io devo riconoscere un lavoro positivo che secondo me non si può assolutamente negarlo. La struttura amministrativa ha funzionato, ha lavorato bene, con tutte, voglio dire, le criticità che ci possono essere state, che ci sono state, che sono emerse, ma d'altronde l'anno è stato straordinario per tutti. Però, siccome io l'ho detto tante volte all'interno di quest'Aula, io rifiuto già in tempi normali il teatrino e il gioco delle parti, no? Figuriamoci quando si deve affrontare una fase così difficile e complicata come quella che abbiamo appena passato e non è ancora terminata. Per cui credo che sia una questione anche di responsabilità, alla luce anche del percorso che abbiamo iniziato a fare l'anno scorso. Io ringrazio il Sindaco di averlo ricordato con il contributo che anche i gruppi di minoranza hanno cercato di dare, insomma, per lavorare tutti assieme nell'interesse della città. Aspetto che dovremmo fare sempre, voglio dire, a prescindere, ma a maggior ragione in un momento così, così difficile. Quindi, per quanto mi riguarda, questo è il senso del mio ragionamento e di quello che intendo dire questa sera. Quindi io anticipo già adesso, insomma, quella che sarà la mia dichiarazione di voto, che sarà per questo bilancio consuntivo 2020 sarà un voto favorevole, sarà un voto favorevole, che però mi permetto di fare questa precisazione, è un aspetto diverso a votare a favore un bilancio di previsione triennale. È una cosa ben diversa. È un atto di riconoscimento che voglio dare, mi sento di dare all'amministrazione per il lavoro che abbiamo fatto tutti assieme in questo anno. Grazie. Qualcun altro prende...